Vista da domani si torna a Farini finalmente. Sì, era un po' di tempo che non giocavamo qui in casa perché un calendario un po' particolare non ci ha permesso di alternare le partite in trasferta in casa e domani comunque affrontiamo una squadra che si sta rinforzando dal mercato, che comunque sta facendo bene, ha avuto qualche piccolo passaggio a vuoto, ma io conosco sia l'allenatore che i calciatori che ci sono e sono una squadra negli 11, soprattutto i 12, molto molto temibile. Hanno degli squalificati, come noi abbiamo qualche piccolo acciacco ancora con qualcuno che fa fatica a recuperare, però a breve saremo al completo. E quindi ci aspetta una partita come tutte le partite complicate, bisogna stare molto attenti, concentrati. Cercare di sbloccarla, non avere cali di concentrazione. Giulianova, come arriva a questa gara in cui dovrà provare a portare a casa il bottino pieno? Sì, noi da un lato è giusto che sia così, e quindi siamo consapevoli di questo. E quindi noi rimane una partita in cui ci sono comunque delle chiavi tattiche da studiare per poter avere la meglio su. Ripeto, una squadra che ha dei ragazzi under molto molto bravi, che domani vedremo all'opera da parte del Celano, bravi quanto i nostri, con dei ragazzi di esperienza, che vorranno sicuramente fare bella figura, come è giusto che sia con tutti i calciatori e le squadre che affrontano il Giulianova.